Siamo con la madre generale del responsabile siciliana, un importante traguardo, quello dei 100 anni delle suore oblate del Divino Amore e soprattutto la venerabilità di Suor Margherita Crispi, sicuramente per voi molto importante, no? Infatti è un grandissimo dono di Dio che proprio in quest'anno del Giubileo abbiamo avuto questa bella notizia della venerabilità della madre. Con questo traguardo ovviamente la madre viene presentata alla Chiesa come modello da imitare, perché lei ha vissuto in modo eroico le virtù cristiane della fede, speranza e carità, nonché e le virtù cardinali della pazienza, la fortezza e i voti religiosi di cui noi religiosi siamo tenuti a vivere in pienezza, la castità, la povertà e l'obbedienza. A Mazara del Vallo le suore oblate del Divino Amore hanno qui la chiesa di Santa Caterina e operano con grande carità, con grande amore nel nostro territorio di Mazara. Infatti Santa Caterina è una delle comunità più vivaci, perché qua abbiamo gli oblati laici al Divino Amore che sono sempre vicino alle suore, sono coloro che vivono la nostra spiritualità, cioè la spiritualità eucaristica. E vivono quotidianamente la donazione per l'unità della Chiesa e per la santificazione dei sacerdoti. E in più l'adorazione, che è sempre qua, Gesù esposto, Gesù Eucaristia, quindi ci sono anche gli adoratori.